lo stadio dei Marmi! Finalmente! Bravo, finalmente! Io mi sto un po' bebizzando e mi sembra che questa serata sia veramente una gran figata. Decima edizione, ci siamo dall'inizio, solo noi in Italia abbiamo Teresa, Ruggero e ovviamente Bebe. Bebe è patrimonio del Comitato Grazie. Paralimpico e patrimonio dell'IPC, l'International Paralympic Committee, ma in assoluto dello sport. Ci mettete di buon umore davvero vedere persone così belle, l'animo, il cuore. Chi si diverte non perde mai e io dico chi si diverte non perde mai e non rimane mai indietro. È l'anno europeo dei giovani, sport, momento di inclusione, di solidarietà, di conoscenza, di progresso. Siamo emozionatissimi perché sono due anni che stiamo cercando di organizzare la decima edizione. We Embrace, attraverso lo sport, attraverso il gioco, vogliamo fare inclusione. Grazie a tutti quanti voi per essere qua. Ho sempre sognato insomma di vedere atleti normodotati e non competere insieme. Io sono anni che partecipo a questa manifestazione, la sto vedendo crescere ogni anno di più. Bebe è una nostra carissima amica e rappresenta, diciamo, al meglio lo spirito dell'inclusione e della forza di volontà. Io l'ho fatto 4 anni fa già, quindi sono venuta anche perché mi sono divertita tanto. Per me invece è la prima volta e sono super curiosa di vedere che giochi. Anche io sono molto curioso di vederti, amore. Quando chiama Bebe per delle cose così belle, noi ci siamo. Squadrofano! Milano! Ragazzi, non ho più le parole per dire quanta ammirazione nutro per Bebe, per il suo gruppo, per tutti voi, davvero. Vi mando un abbraccio, ragazzi! Ciao, 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 ciao! È la prima volta che partecipo, non conoscevo questo evento bellissimo, è stato molto divertente. È la seconda volta che partecipo, Bebe mi ha richiamato per questa edizione e mi sono divertita un sacco. È stato pazzesco, è stato fantastico, abbiamo dato tutto, è stato troppo bello!